Questo è lo scenario, abbiamo ancora tanta neve su quella zona di Campo Felice. Campo Felice insiste sul territorio di Rocca di Cambio e stiamo lavorando appunto per preparare la strada che poi porta su alla riva a 1460 metri, a 1560 metri. E stiamo lavorando sulla risalita della strada, cercando di compattare, di togliere neve. Ci sono circa ancora sulla parte alta 2 metri di neve, pertanto abbiamo lavorato con i gatti delle nevi, abbiamo pulito quasi tutta la strada, adesso ci dedicheremo al fondo stradale per compattarlo bene. Ma l'idea, sì, è di Andrea Mammarella, è nata l'anno scorso durante il mese di settembre. Ci siamo visti e abbiamo parlato un po', poi a lui è venuta l'idea di arrivare lì. Su questo sterrato in quota e è stato accettato un po' da tutti. All'epoca ne parliamo sia con la stazione di sci Campo Felice, con i proprietari, col comune, con gli amministratori ne ho parlato io. E l'idea di Andrea, poi alla fine l'abbiamo portata, diciamo, a termine. E abbiamo deciso di fare questo sterrato, anzi, addirittura si voleva arrivare un po' più su, proprio al valico della Bresciara. Che poi abbiamo abbandonato l'idea perché non c'era molto spazio lì d'arrivo, l'arrivo quello sulla Brecciara. Invece qua sotto c'è più spazio, mancano 400 metri per arrivare su, però è bellissimo anche qui. E con Andrea e con Lallini l'anno scorso decidemmo di provare questa avventura e adesso siamo alla parte conclusiva e speriamo di riuscire e di fare bella figura. Nel 2012 arrivò il giro a Rocca di Cambio, eravamo subito dopo il terremoto e sfruttammo quell'occasione per rilanciare il paese che praticamente era chiuso, era abbandonato dopo la pandemia. Lei deve considerare che la stazione di sci quest'inverno è stata chiusa, eh? Pertanto una stazione di sci dove sabato e domenica vengono 10.000 visitatori, tenerla chiusa è stato un grosso danno e questa opportunità di fare la tappa, di dare visibilità, di far capire che ci stiamo muovendo per cercare di ritornare alla normalità potrebbe essere il giusto veicolo.